Il palcoscenico dell'Oscar Zunzin mette in scena lo scoppiettante incontro tra il Montello Calcio guidato da Mister D'Arienzo e l'Ermada di Pino Tosti. Le marcature si aprono al quarto d'ora con la prima rete in bianco-blu di Russo, giovane punta poco utilizzata dalla precedente gestione. 1-0 ed il Montello si spinge in avanti. Qualche minuto dopo un contatto dubbio in area porta Beltramini sul dischetto. Il talento rossoblu trasforma e riporta il risultato in parità. Al 20° minuto Parolisi sgancia un siluro che si schianta sulla traversa. Brividi per Fecchi, ma la posta è ancora in palio. Gli ospiti ci riprovano anche tramite i calci da fermo, ma senza risultati. Ferrinoni, allo scadere del primo tempo, sorprende Ceccacci e anche le telecamere di Pontina Calcio Show con una conclusione direttamente dal centrocampo. La seconda frazione di gioco si accende al 60° con Cracitto che fredda Fecchi. Il Montello non ci sta e Della Miglia prova la conclusione a distanza, ma all'esterno del campo sembra attirare tutte le conclusioni. Prova di carattere per D'Arienzo e i suoi, mentre i ragazzi di Tosti, nonostante le assenze, onorano una società che quest'annata ha regalato molte soddisfazioni ai suoi tifosi. Volevo dedicare al mio ex mister Colucci per tutte le presenze che mi ha fatto fare precedenti. Questo è il primo gol, però poi a parte scherzi la dedico alla squadra che comunque mi è sempre stata vicino, tutti bravi ragazzi e grandi compagni. Sì, noi resta il rammarico di aver perso punti con le piccole, perché comunque diciamo abbiamo sempre tirato il meglio di noi con le squadre grandi, noi diamo il meglio con le grandi, non si sa perché abbassiamo un po', diciamo, la guardia con le piccole.